Ciao Mario. Ciao Giampi. Ciao cari amici. Non so se avete notato il logo che porto stampato sulla maglietta. CGR, che sta per Comunità Gesù Risorto. Ne faccio parte attivamente e vorrei spiegare qual è il suo compito oggi nel mondo. La comunità vive per offrirti la presenza di Cristo risorto, secondo la promessa: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Forse hai già incontrato Gesù nella tua vita, ha parlato al tuo cuore nel silenzio dell'ascolto, o durante un canto di lode, o è venuto a confortarti quando eri nell'angoscia. Se pensi di non averlo ancora incontrato, di certo si farà trovare. Sai chi ci mette in relazione con Cristo risorto? Indovina un po'. Lo Spirito Santo. Il dono dello Spirito lo hai ricevuto già nel tuo battesimo. Ora hai la possibilità di riscoprire la sua identità in maniera più consapevole. Lo Spirito Santo verrà su di te, disse l'angelo a Maria. Lo Spirito Santo verrà su di voi, promise Gesù ai discepoli. Lo Spirito Santo verrà su di te, se come Maria gli offrirai il tuo sì. Ciò ti renderà sempre più disponibile alla sua azione. Così riceverai il dono della sapienza che ti porterà alla conoscenza di Cristo, che illumina l'intera storia degli uomini. Egli è il Signore, il principio e la fine. È il momento di una domanda. Vi siete mai chiesti perché nelle prime comunità cristiane tutti i credenti erano pieni della potenza di Dio? Perché vivevano continuamente nella presenza del Cristo risorto, lodandolo e annunciando la sua risurrezione. E questo possiamo realizzarlo anche noi oggi, nella vita quotidiana, nel dire il nostro sì al Signore. Camminiamo insieme sotto lo sguardo benedicente di Dio. Arrivederci alla prossima puntata.